Ciao YouTube, oggi vi voglio parlare del perché i narcisisti rovinano i compleanni, non soltanto della vittima ma anche i propri, e rovinano anche le altre feste. Se voi siete stati in relazione con un narcisista sapete di che cosa sto parlando. Perché innanzitutto i narcisisti rovinano questi giorni di festa? Perché loro non riescono a percepire lo spirito della festa stessa, la gioia, la felicità. Sono delle persone molto infelici, anche se non sembra all'apparenza, però dentro di loro sono molto infelici, molto insoddisfatti, molto insicuri di se stessi. E questo poi li porta a costruire il personaggio che si sono praticamente inventati e non riescono a percepire appunto la felicità. Di conseguenza la devono rovinare agli altri. Potrebbe capitare, per esempio, che quel giorno loro scatenino un litigio. Oppure si appellino ad un litigio avvenuto qualche giorno prima del compleanno della festa per scomparire ed essere completamente assenti, oppure ancora potrebbero passare con voi il compleanno ma rovinarvelo in un altro modo. Allora, io ho avuto purtroppo l'esperienza di stare con quattro narcisisti, non con tutti di loro ho passato i compleanni. Però mi ricordo che con due di loro l'ho fatto. Allora, premetto una cosa: io non sono una persona che ama festeggiare, ma proprio per niente. Cioè, io odio stare al centro dell'attenzione con una torta davanti e la gente intorno che canta. Cioè, non lo sopporto proprio. Questo da quando sono piccola. Quindi evito proprio di festeggiare i compleanni. Piuttosto mi piace fare qualcosa di diverso. Per esempio fare un viaggio, oppure prendermi un giorno di ferie, andare al mare, oppure non lo so, anche passarlo semplicemente con la persona che amo, fare una cenetta tranquilla, semplice. Ma a me piace questo, cioè l'importante è comunque che sia una giornata piacevole da ricordare, cosa che non succede assolutamente con i narcisisti. Racconto alcuni episodi miei. Con uno dei miei ex narcisisti, ho vissuto due compleanni, tutti e due me li ha rovinati. Allora, il primo, questo è il terzo, che così insomma diventa famoso su YouTube, è la persona della projection, quindi quello proprio aggressivo, violento, maleducato. Non so neanche io come diavolo abbia fatto ad essere attratta da una persona del genere. Comunque, questa persona mi ha rovinato tutti e due i compleanni miei perché i suoi non l'ho mai visto. Perché il primo compleanno aveva da lavorare e io avrei preso addirittura il taxi per andare dalla città in cui io lavoravo prima, perché io poi mi sono trasferita nella città in cui sono ora per lui, lasciamo perdere. E dopo il lavoro alle 6:30, 7 che finivo io di pomeriggio, avrei preso volentieri il taxi per andare nella città dove lui vive, dove vivo adesso, e andare a cena con lui, pagare l'albergo io, dormire lì e poi prendere da capo il taxi per ritornare al lavoro di mattina. Quindi io avrei fatto questo sacrificio senza problemi perché comunque per me il compleanno resta un giorno importante. Però lui diceva no, non venire perché io devo lavorare, non so a che ora finisco, è inutile che spendi tutti questi soldi e vabbè, comunque grazie a Dio che non ci sono andata, in realtà sono sicura che lui quel giorno stava con qualcun'altra. Lasciamo perdere, poi il secondo anno è successo invece che io ero già in questa città e che non l'ho visto perché non mi ricordo cosa era successo, praticamente era sparito quel giorno, c'era stato un litigio il giorno prima, era abbastanza freddo. Quindi io stessa non mi sono manco più di tanto preoccupata perché eravamo in una fase di svalutazione abbastanza avanzata, quindi non mi importava neanche più di tanto del suo compleanno, ve lo dico chiaramente, anche se anche io avevo alti e bassi in quel periodo e mi ricordo che gli ho voluto fare un dispetto, non gli ho comprato nessun regalo e non ho voluto passare il compleanno con lui. E mentre il primo anno il regalo gliel'ho comprato, su questo apro un'altra parentesi. Gli ho comprato un regalo che era un oggetto che lui piaceva tantissimo, che avevamo visto insieme in un centro commerciale e lui non lo voleva comprare perché costava troppo. Io,
Io l'ho comprato, quindi mi aspettavo che avesse una reazione di felicità, no? Di entusiasmo. Io, ma che bello, me l'hai comprato, non ci credo. E invece proprio manco per il cavolo, cioè non lo so, era proprio ah sì, vabbè, grazie, cioè una cosa del genere, non me l'aspettavo. Comunque ho saputo che molti narcisisti in realtà non sono mai soddisfatti dei regali, quindi adesso capisco perché aveva avuto quella reazione. Lasciamo perdere. Torniamo all'episodio del compleanno. Uno di questi due compleanni che ho passato con lui me l'ha praticamente rovinato. Non vi dico anche l'altro perché sennò si fa troppo lunga la cosa. Me l'ha rovinato perché siamo andati. Innanzitutto mi ha fatto gli auguri tipo a mezzogiorno l'una, quindi pensavo che se ne fosse completamente dimenticato. Cioè, un fidanzato dovrebbe essere uno dei primi a farti gli auguri, no? Vabbè, lasciamo perdere. Praticamente ci siamo visti la sera, siamo andati a cena fuori, tutto sembrava ok, improvvisamente decide di chiedermi di vedere il mio cellulare e vede che io su Facebook ho messo una foto profilo in cui stavo in costume, però attenzione, era tagliata qua, ok? Era tagliata qui, stavo in piscina, era un momento felice che io volevo condividere su Facebook, tagliato, cioè non si vedeva niente. Ha scatenato una gelosia che non vi dico e ha iniziato a cancellare alcuni amici maschi che avevano fatto dei commenti sotto quella foto ed erano commenti assolutamente normali, ve lo posso assicurare. Quindi è successo di grigio, furibondo quella sera e mi ha rovinato il giorno del compleanno. Vi racconto di un altro mio ex, l'ultimo. Questo qui, praticamente ci dovevamo vedere la sera del mio compleanno. Alle 6 di pomeriggio mi manda un messaggio dicendo: guarda, mi hanno chiamato al lavoro, ci sta un'emergenza, io questa sera non ce la faccio venire. Adesso come adesso, che so che loro rovinano i compleanni, so che mi aveva completamente mentito, non era vero proprio niente. Quindi proprio una cattiveria allucinante. E io sono rimasta da sola, vabbè. Il suo compleanno, invece, dell'ultimo mio ex, non l'ho passato con lui. Era un weekend, quindi io avevo intenzione di andarlo a trovare perché lui è originario di un'altra città, quella in cui abitavo io prima e dove lavoravo. E, però lui lavora nella mia stessa città. E volevo andarlo a trovare di weekend. Lui che cosa dice? Deve andare ad un funerale in un'altra città. Il funerale, guarda caso, il weekend del suo compleanno. Che gli va di? Vi racconto anche un'altra cosa, così vi fate due risate. Questa non riguarda i compleanni, ma riguarda, per esempio, San Valentino, no? Che comunque è una festività. Con l'ultimo mio ex narcisista. Praticamente ci dobbiamo incontrare alle 8 e di pomeriggio mi manda un messaggio dicendo: Mara, mi dispiace, non posso uscire questa sera perché sto malissimo. Ho mal di pancia, ho vomito, ho un virus intestinale, non puoi capire cosa mi è successo, sono praticamente all'ospedale. E questo e quello, e che cosa fa? Allora, fin qui uno può anche credere, vabbè, forse è vero. Io, poi era l'inizio del rapporto, quindi io pensavo che lui fosse una brava persona ancora. Cosa succede? Che disattiva un servizio di Facebook che si chiama Nearby Friends. È un servizio che ti permette di vedere la posizione di una persona rispetto a te in termini di chilometri. Quindi lui che ce l'aveva attivo come me lo disattiva proprio quel giorno lì. Mi sono arrabbiata tantissimo, l'ho riempito di chiamate tutta la sera, ovviamente lui non ha risposto. Alle 11 di sera mi chiama lui e io ormai avevo già deciso di chiudere. Mi chiama e mi dice: sto male, non puoi capire, sono stato all'ospedale, solo adesso ne sono uscito. Ed erano le 11, più o meno 11 e mezza di sera, quindi poi la voce che ha fatto, era un ottimo attore, era veramente un ottimo attore, lo so, non ci dovevo cascare in questa cosa, ma ci sono cascata, l'ho giustificato, anche perché io poi ho pensato, vabbè, sono le 11 di sera, se lui è andato a cena con un'altra, ti pare che alle 11 è già finito? Ho fatto questo ragionamento, però so benissimo che quella sera lui sarà andato a cena con un'altra che avrà fatto la pazza perché lo voleva vedere e quindi ha pensato: vabbè, tanto Mara è brava, è tranquilla, questa botta se la prende e non la vedo. Questa è la verità.
e ha giustificato il fatto che lui avesse tolto il servizio di Facebook, dicendo che siccome lui era entrato nell'ospedale, praticamente appariva il nome dell'ospedale, in questo servizio, e tutte le persone gli hanno chiesto che stai facendo lì. Vabbè, lasciamo perdere, ragazzi, insomma, per farvi capire, alcune di queste storie pazzesche. Spero che questo video vi sia piaciuto. Raccontatemi pure le vostre esperienze, così ci facciamo due risate e poi ci vediamo nel prossimo video.